cioè, il primo valore dell'aria lo vediamo con le squadre adesso, per cui prima lo mostreremo a loro nel momento in cui le incontreremo, per cui direi che mi pare doveroso prima di tutto parlare con le squadre. Verosimile la cifra però che leggiamo sui giornali. Ne parleremo con le squadre. Allora torniamo all'offerta di ieri, è veramente una grande novità la posizione delle due squadre. È una novità perché si passa da un'idea di diritto su superficie all'acquisto, e direi che per l'amministrazione comunale, per i milanesi, è meglio, perché così incassiamo dei fondi che possiamo reinvestire. Io penso che verranno dirottate interamente sull'edilizia popolare e sul cercare di fare qualcosa per il quartiere che ne ha tanto bisogno. Quali saranno i prossimi incontri, sindaco? Cioè, condividete o inghierete questa valutazione? No, li incontreremo già oggi, adesso stiamo vedendo, li incontreremo già oggi, perché non è questione di fretta, ma evidentemente è chiaro che l'interesse di tutti c'è, e quindi la manifestazione di interesse serve a noi a poter mostrare i valori che escono dall'agenzia delle entrate, in maniera tale che loro valutino. Dalla nota sembra che riprendete l'iter amministrativo già in essere, quindi è un modo per risparmiare tempo, cioè questo... Non è solo un modo per risparmiare tempo, ma è anche un modo per tenere conto del lavoro fatto da due punti di vista. Il primo è il dibattito pubblico e il secondo quello è il lavoro fatto dal Consiglio Comunale. Perché il Consiglio Comunale, dopo il dibattito pubblico, avrà dato indicazione alla Giunta, indicazione di cui terremo conto. La domanda sorge spontanea, questa è la volta buona? Io spero di sì, ovviamente, ripeto, mostriamo adesso le squadre i valori e vediamo quello che si può fare. Il nostro obiettivo, cioè questa è chiaro che è l'ultima chance, l'obiettivo è quello, se le squadre confermano, di arrivare alla conclusione del tutto prima delle vacanze dell'anno prossimo, quindi diciamo formalmente la cessione di stadio e aree prima delle vacanze dell'anno prossimo.